Poco fa abbiamo inaugurato la targa commemorativa dinanzi alla provvidenza del matrimonio di Renato Sciascia con Maria Antronico, sua moglie, che si sono sposati il 19 luglio del 1944. Quindi con questa targa vogliamo indicare soprattutto a quei nisseni oppure a quei turisti che vengono a visitare la provvidenza, che magari non lo sanno, che in quella data e in quella chiesa si è sposato il famosissimo scrittore Leonardo Sciascia. Dopodiché ci siamo trasferiti qua in Piazzetta Fuori agli Schemi e in uno dei suoi uffici abbiamo allestito una mostra insieme con Filippo Ciulla. Qui ci sono sette pannelli in cui ritraggono un po' la vita di Sciascia, poi diciamo un po' la vita privata di Leonardo Sciascia, qui è con la moglie, qui vediamo con il nipote Fabrizio Catalano che è venuto, abbiamo anche parlato, ci ha raccontato chi era Leonardo Sciascia, non solo lo scrittore ma anche il nonno. Gli abbiamo regalato anche al nipote questa copia che vedete qua di fotografia, questo era il papà di Sciascia, e poi foto di vita quotidiana e privata dello scrittore di Catalunya. Poi quest'altro pannello abbiamo voluto questa è la vita quotidiana in un bar di Leonardo Sciascia. Poi questo era lo zio di Leonardo Sciascia che faceva il pellettiere. Il nonno e il ritratto di famiglia con il piccolo Renato Sciascia. Poi in questo pannello abbiamo voluto parlare di Giuseppe Sciascia, che ricordate tutti, aveva in Corso Umberto la famosissima libreria Sciascia. Ecco qui Giuseppe Sciascia, che poi sappiamo benissimo che ha scritto anche questo qui da Pasolini e Premi Nobel, ecco come da 6-7 diventò la piccola tele. Una cosa che voglio dire, Giuseppe Sciascia non era parente con lo scrittore di Racanudo. Qui Giuseppe Sciascia è alla Casa Bianca, allo studio Ovale con il presidente Fitzgerald Kennedy, e poi ci sono altre foto di Leonardo Sciascia, qui è un estratto di Leonardo Sciascia che parla della Settimana Santa a Caltanissetta. Poi qui è una vita di Leonardo Sciascia insieme ai personaggi famosi, come li conoscete, in mezzo con Marco Pannella, qui con il presidente Einaudi, qui con lo scrittore Bufalino alla casa editrice. Poi, come vedete, qua giù con il giudice Paolo Borsellino, che domani ricorrerà il trentennale, 19 luglio, la strage di Via D'Amelio. Qui è con l'altro grande scrittore siciliano, Andrea Camilleri. E qui è con Bufalino, qui a lui scarti. Fabio Costantini, che oltre a Sciascia, come vedete, ha ritratto anche l'amaro siciliano. Poi questo è di Franco Castiglione, di Giancarlo Cazzaniga, di Paolo Lazzaro. Questa è una foto tratta dal fotografo Melo Minnella e questa è di Giorgio Carpinteri. Sono delle caricature di Renato Sciascia. Da quest'altra parte, come vediamo, ci sono le locandine dei 9 film che vengono tratti dai romanzi di Sciascia, qui il giorno della civetta, lì un caso di coscienza, a ciascuno il suo, cadaveri scendenti, una storia semplice, porte aperte, todo modo, il consiglio d'Egitto e una vita perduta. Il più famosissimo forse è il giorno della civetta, con Franco Nero e queste ultime due abbiamo alcune parti di Leonardo Sciascia dove scriveva nel giornale. Qui Giuseppe Leone scrive: Io e Vincenzo da casa Sciascia ai viaggi dell'isola. Là l'accusa di Sciascia contro la mafia. E poi qui abbiamo i suoi romanzi. Poi qui è un vecchio francobollo che ritrae la nascita e la morte di Leonardo Sciascia. E qua giù abbiamo detto una mostra fotografica, solamente una foto che abbiamo preso. E infine qui abbiamo delle foto del quartiere Provvidenza, scritto dall'architetto Giuseppe Giugno, e poi soprattutto abbiamo il quartiere di Zingari, come erano le vecchie vie e come oggi sono denominate. Questa mostra sarà fino a qui a domenica 24 e poi stiamo programmando per settembre di farla qualcosa di più in grande. E poi abbiamo già parlato anche con il giudice Tona che ci aiuterà a scoprire innanzitutto il civico dove è abitato Gaetano Costa,
e anche Gaetano Costa regaleremo una targa commemorativa, perché Gaetano Costa è veramente figlio della provvidenza, perché è nato, cresciuto, abitava lì nel quartiere prima che andava a Palermo.